referendum del giugno 2006. Quelli che facevano pubblicità per il sì, quelli che facevano pubblicità per il no. Per chi la gente va di più a votare quando non c'è quorum? Perché entrambi gli schieramenti del sì e del no fanno pubblicità per la propria parte, perché sanno che comunque vada ci sarà un risultato, non viene invalidato il referendum. E quindi lottano per far vincere la loro posizione, che sia per sì o per no. Invece quando c'è il quorum, chi è a favore del no semplicemente non ne parla, perché così la gente sta a casa, non va a votare, pensa che comunque verrà invalidato il referendum e quindi l'affluenza effettivamente è bassa e viene invalidato, è come se vincesse il no, e vince il no in maniera facile, scorretta anche. Il quorum, scusate un attimo, che ho fatto l'orario. 5-2 alle 6. E vabbè, sentiamo, da parte sud della Germania comunque è un esempio concreto che dove c'è il quorum va poca gente a votare, dove non c'è il quorum, Nottingen è andato a votare, 57%. Due città simili, stesso problema, stessa amministrazione, da una parte è stato fatto valere il fatto che c'era il quorum, dall'altra no, e l'affluenza al voto fu quasi il doppio dall'altra parte. Più, 57 contro 24. Poi un'altra ragione per toglierlo è che ovunque i cittadini sono stati loro a introdurre lo strumento della democrazia diretta del referendum, l'hanno sempre chiesto senza il quorum. È stato così in Svizzera nel 1800, è stato così negli Stati Uniti all'inizio del 1900, è stato così in Baviera nel 1995. Ripeto, 1995 vuol dire solo 14 anni fa in Baviera. Prima di allora in Baviera non c'era, era una situazione come in Italia, peggio che in Italia, partito unico che governava da dopoguerra in su, democrazia cristiana bavarese. In Turingia dopo il 2000, dove sono stati i cittadini che hanno tirato via il quorum, a Bolzano e Rovereto, quest'anno, Bolzano nel 25 ottobre, i cittadini hanno chiesto di tirare via il quorum, di abbassarlo al 10%, Rovereto l'11 ottobre, i cittadini hanno chiesto di abbassare il quorum, però essendoci già il quorum, è stato invalidato il referendum, perché a Bolzano è andato a votare il 38% col quorum il 40%, e quindi è stato invalidato, e a Rovereto è andato a votare il 15% col quorum il 50%. Cioè chiedevamo con un referendum di abolire il quorum, però questo il quorum, il referendum con cui chiedevamo di abolire il quorum prevede il quorum e quindi ci hanno invalidato. Però chi è andato a votare ha votato all'87% per tirare via il quorum. Un altro esempio che non molti sanno: Clinton e Bush non sarebbero presidenti degli Stati Uniti, non sarebbero stati presidenti degli Stati Uniti se ci fosse stato il quorum nelle elezioni. Perché con Clinton andò a votare il 47% di chi si era registrato al voto e con Bush andò a votare il 49%. Quindi se vogliamo il quorum nel referendum, mettiamo il quorum anche nelle elezioni e vediamo se si supera anche lì. Negli Stati Uniti, quando io ho scoperto questa cosa, fu una bella sorpresa, perché dagli Stati Uniti ci si aspettano tante cose, però non, almeno chi non lo conosce bene, non che siamo così sviluppati nella democrazia diretta. Però loro, a livello di Stato, a livello di contee e di municipi, hanno gli strumenti del referendum e dell'iniziativa a livello molto avanzato. È stato calcolato che il 70% dei cittadini americani vivono in città o in stati dove ci sono questi referendum e queste iniziative, e sono sempre senza quorum. Vi ricordo che iniziativa, in Italia noi useremmo il termine referendum propositivo. Loro chiamano in Svizzera, in Germania e negli Stati Uniti li chiamano iniziativa. Gli stati rossi sono gli stati dove ci sono questi strumenti, gli stati blu dove non ci sono, e gli altri sono quelli intermedi che hanno qualche strumento e non gli altri. E anche storicamente sono partiti prima dalla costa ovest e poi si sono spostati verso l'est, quindi la California, l'Oregon, eccetera. Sempre su esempio della Svizzera, in Oregon c'era una comunità di svizzeri che ha detto facciamo le stesse cose che facciamo in patria, erano immigrati. In California la spinta più grossa è stata da uno studioso che è andato proprio in Svizzera a vedere come funzionava, perché all'epoca, cioè all'inizio del Novecento, era da 50 anni che c'erano questi strumenti in Svizzera, ed era un paese molto simile agli Stati Uniti perché era una federazione, i cantoni molto indipendenti uno dall'altro, proprio come gli Stati Uniti, quindi gli studiosi andavano spesso a guardare la Svizzera come funzionava e cercavano di portare questi strumenti. Revoca degli eletti, strumento molto simpatico che esiste in alcuni stati, che in Italia invece è un'eresia. Cosa vuol dire? Che un eletto può essere anche revocato, lo si vota, ma può essere anche revocato del suo mandato, e questo succede in una buona fetta di Stati Uniti. Per esempio la revoca del governatore Davis della California nel 2003 è stato revocato,
cioè era, la California è la decima economia del mondo, undicesima ormai, non so, e è stato revocato il proprio governatore. È stato fatto un referendum sulla persona, è stato chiesto ai cittadini: siete d'accordo mantenere in carica questo governatore oppure volete mandarlo a casa? La maggioranza ha detto mandiamolo a casa. Fino al 1989, cioè circa 100 anni da quando sono stati introdotti questi strumenti in molte città degli Stati Uniti, sono state fatte dalle 4.000 alle 5.000 votazioni di revoca. Pensate quanto è diffuso questo strumento. E sono stati revocati sindaci, consiglieri comunali, consigli scolastici, giudici e governatori. Perché i giudici? Perché i giudici sono eletti dal popolo negli Stati Uniti. Quindi tutte le persone elette possono essere anche revocate negli stati che prevedono queste cose. Anche a livello nazionale esiste la revoca. Il presidente Venezuela Chavez ha subito un'elezione di revoca, però ha vinto lui nel 2004. Anche in Bolivia esiste la revoca, Evo Morales nel 2008, l'anno scorso, e quindi ha vinto lui. Esiste anche in Svizzera, in Canada, in Russia e in Argentina. Da un meeting del New England non ve ne parlo, perché purtroppo sono le 6, c'è il treno che parte tra 13 minuti, devo essere sul binario giusto. Ci sono vari altri argomenti, se volete sono spiegati diffusamente su questo libro, si chiama Democrazia dei cittadini, e è qui a disposizione. Purtroppo non c'è neanche il tempo per fare domande, perché devo scappare. Bravo.